presenta. Sono tanto precise quanto le tagli. Un gran successo in campo militare. Ma ad esaminarne meglio la storia, non mancarono gli insuccessi, i tragici errori, le perdite, fra cui quella di un Kennedy in missione segreta, prima di riuscire a dare un cervello alle bombe. Oggi, per le meraviglie della modernità, le bombe intelligenti. Seguono la traccia di un raggio laser. Il punto è evidenziato da una telecamera. Le coordinate dettate da un sistema satellitare. Per centrare l'obiettivo ad altitudine e angolazione ottimali. In alcuni casi diffondono l'energia esplosiva nella giusta direzione e in altri lo fanno perfino a livello tridimensionale, non solo centrando il punto giusto di un territorio, ma infilandosi sottoterra esattamente fino all'obiettivo. Le bombe intelligenti tipiche non hanno un loro sistema propulsivo, ma vengono deviate nella loro caduta da delle alette. Il missile Tomahawk, largamente impiegato nella guerra in Iraq, si serve anch'esso del sistema di guida satellitare e della sua telecamera, ma il suo motore a reazione lo rende appunto un missile, non una bomba intelligente. C'è un'altra differenza fondamentale. Un missile di questo tipo costa almeno $500,000. Una bomba intelligente appena $20,000. Le bombe intelligenti irrompono in scena con enorme clamore durante le due guerre con l'Iraq, ma in realtà esse erano comparse molto prima degli anni 90. Nel 1919, Charles Kettering, uno tra i padri della guida a distanza di precisione, in proposito si espresse così. Quella che è ritenuta una fra le armi più distruttive inventate durante la guerra è stata sistemata negli archivi segreti del Dipartimento della Guerra di Washington per restarvi, così spera perfino il suo inventore, per sempre. Parole terribili per descrivere un fragile biplano il cui primo volo si concluse miseramente. Ma era la prima bomba intelligente del mondo. I piloti della Prima Guerra Mondiale furono i primi a sperimentare l'equazione del bombardamento aereo. Precisione uguale vicinanza al bersaglio. Ma più si giunge vicini al nemico e maggiori sono le possibilità di essere abbattuti. È ovvio che se a noi interessa distruggere un obiettivo, al nemico interessa proteggerlo, impiegando a tal fine imponenti opere difensive. L'unico modo per fermare la carneficina era togliere dall'equazione il pilota, costruire una bomba controllata a distanza. Questo è il cosiddetto siluro aereo, prototipo di un'arma teleguidata inventata nel 1918 per la Marina americana. Per non restare indietro, l'esercito si rivolse a un inventore e futuro presidente della General Motors. Chiesero a Charles Kettering di progettare qualcosa di simile per loro. Ufficialmente definita anch'essa siluro aereo, la bomba fu soprannominata Cimice di Kettering. La cimice era un ibrido con una carica da circa 100 kg di potenti esplosivi e di gas benefici. Sulla testata esplosiva erano montate delle ali e un motore. E come pista di lancio usava un breve binario. Dopo i primi fallimenti, infine, la cimice di Kettering volò. Le fluttuazioni che vedete erano dovute alle continue correzioni imposte dagli stabilizzatori giroscopici. La gittata era controllata da un odometro che contava i giri del propulsore. A una distanza prestabilita fino a 75 miglia, il motore si spegneva e la bomba cadeva. Ma la cimice di Kettering presentava molti difetti. Inaffidabile nei test, fu perfezionata troppo tardi per usarla in guerra. Tuttavia, in gran segreto, si continuò a lavorare alle bombe teleguidate. Dai biplani si passò ai monoplani
e ai primi di dicembre del 1941 fu sperimentato un nuovo tipo di bomba volante, con un primo volo disastroso come quello della cimice. Ma l'8 dicembre 1941, il giorno dopo l'attacco di Pearl Harbor, la cosiddetta bomba controllabile si alzò in volo. Una prima versione di bomba ottica, cioè con telecamera. Proprio così. Nel 1941 i militari avevano già una telecamera all'interno di una bomba. Da un ricognitore i puntatori vedevano le immagini televisive e guidavano la bomba con controlli radio, come un aereo modello formato gigante. È come guidare la bomba standovi dentro, perché la telecamera è lì in punta. Ma mentre il conflitto proseguiva, il comando americano pensò, per il bombardamento di precisione, a una soluzione diversa dalla bomba controllabile. In order not to bomb churches, habitations, and only to hit military targets, an instrument of this nature was vital. The bomb sight is just this instrument. Il famoso puntabombe Norden Mark 15, oltre a mirare, prendeva i comandi dell'aereo in fase di avvicinamento all'obiettivo. Per molti bombardieri B-17, quelle non erano più bombe senza intelligenza. Quello strumento permetteva prestazioni davvero notevoli. In condizioni ambientali di calma, un singolo aereo poteva sganciare le sue bombe in genere entro 150 metri dall'obiettivo. Ma in grandi formazioni, con tempo cattivo e col nemico che sparava, un bombardiere tipo della Seconda Guerra Mondiale mancava il bersaglio di oltre 300 metri. Ecco perché occorrevano centinaia e perfino migliaia di aerei per distruggere, diciamo, una singola fabbrica. Il termine militare era bombe per acro. Bombardamento a saturazione. Gli spaventosi risultati di questi bombardamenti a tappeto erano all'ordine del giorno. Ma ognuna delle grandi potenze si occupava anche di armi teleguidate di precisione. Si giunse perfino all'esempio più estremo e più barbaro di bombe intelligenti. I kamikaze. Il pilota naturalmente moriva, ma era come avere dei missili guidati fin sull'obiettivo. I tedeschi avevano un notevole arsenale di bombe teleguidate. Una di esse era la Fritz X, dove la X alludeva alla croce che aveva nella coda, che poteva essere controllata da lontano durante la caduta. Dal retro usciva una vampata e il pilota poteva vederla e guidare la bomba con un piccolo commutatore, proprio come si fa anche oggi con gli aeromodelli. Poteva così portare quel punto luminoso sopra l'obiettivo e poi farla cadere. Un'altra bomba intelligente tedesca era l'Henschel 293, una bomba applanata in grado di percorrere grandi distanze e anch'essa guidabile grazie alla sua vampata. Questa bomba americana è guidata grazie a una telecamera come le prime bombe controllabili. La protuberanza sotto il muso ospitava la telecamera. Un altro vantaggio delle bombe che planavano era l'angolo di attacco minimo. Avevano modo di volare un po' a bassa quota fino a trovare il bersaglio. Ecco un'immagine dalla bomba. La ripresa sembrerebbe effettuata negli anni 90. Siamo invece nel 1944. Il razzo tedesco V2 provocò lo sviluppo di un altro progetto di bombe intelligenti, che coinvolse il primo rampollo di una nota e sfortunata famiglia americana. Nell'autunno del 1944, le V2 colpivano le città inglesi. Un progetto segreto americano dal nome in codice di Afrodite aveva per obiettivo di distruggerne le rampe di lancio. Furono riutilizzati antiquati bombardieri come il B-24, raffigurato in questa vignetta dell'epoca. Collegato a un radiocomando a distanza,
e dotato di telecamera. L'aereo veniva imbottito dell'esplosivo equivalente a una bomba da 100.000 kg. Uno dei volontari del progetto Afrodite era Joe Kennedy Jr. Joe Kennedy Jr. era un pilota della Marina. Aveva appena completato il servizio in Europa e avrebbe potuto tornarsene a casa, ma si offrì volontario in questo importante e delicato progetto. Il suo compito era di pilotare l'aereo al decollo. Servivano pilota e copilota per far prendere il volo al bombardiere. Dopodiché si paracadutavano al sicuro. Il bombardiere poteva allora essere teleguidato sulla Manica, fin sulle basi delle V2. Il 12 agosto 1944, Kennedy partì per la sua terza missione. La missione di Joe Jr. doveva essere molto breve. Lui e il suo secondo, Wilfred Willey, dovevano solo far decollare il bombardiere, metterlo in assetto di volo lineare e poi paracadutarsi. Mentre erano ancora sull'Inghilterra, ci fu un'esplosione prematura. Come scritto in un rapporto riservato, l'aereo fu improvvisamente avvolto da una grande sfera di fuoco e di fumo bianco e si disintegrò in aria. I corpi di Kennedy e del suo secondo pilota non furono mai trovati. Vennero effettuate poche altre missioni, ma nessuna base di V2 fu distrutta. Più avanti, nel 1944, il progetto fu accantonato. Poi la corsa alle armi teleguidate si interruppe bruscamente dopo i due funghi atomici. Hiroshima e Nagasaki. Cessarono i finanziamenti allo sviluppo di armi convenzionali teleguidate. Cessò ogni interesse perché si pensò che le armi nucleari le avrebbero rimpiazzate e che era la fine delle armi convenzionali. Ma la storia militare trovò alcuni inaspettati sviluppi in paesi come la Corea e il Vietnam. Posti in cui non si poteva sganciare una bomba atomica per via delle conseguenze politiche, ma in cui si potevano impiegare bombe intelligenti guidate dal raggio laser. Quindi bombe sulla Corea del Nord. O più esattamente, la bomba. Perché in teoria ne bastava una. Il micidiale ordigno rosso chiamato Tarzan. Circa 7.000 kg di morte volante. Il Tarzan era così grosso che un B-29 poteva caricarne uno solo e bisognava modificarne la stiva delle bombe, ma comunque ne rimaneva fuori la metà. Nella parola Tarzan c'è un riassunto delle armi teleguidate dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. La prima bomba di precisione radiocontrollata prodotta in quantità significativa durante la Seconda Guerra Mondiale fu l'Eson, contrazione di Azimuth Only. Azimuth sta per orizzontale e Only per soltanto. Poteva essere deviata solo verso destra o sinistra. Più tardi si riuscì a controllarne anche la lunghezza del volo. Le bombe di questa nuova classe furono chiamate Razon, aggiungendo l'iniziale di range, cioè gittata. Infine fu realizzata la Tallboy, una bomba inglese di enormi dimensioni, in grado di far saltare un intero bunker. Tarzan vuol dire Tallboy a controllo solo orizzontale e digittata. La potenza esplosiva di una Tallboy, combinata con l'accurata controllabilità di una Razon. La capacità di manovra di questi ordigni era dell'ordine di circa 300 metri in ogni direzione, rispetto al punto colpito da una bomba priva di guida a distanza. Come le bombe teleguidate della Seconda Guerra Mondiale, durante la caduta della Tarzan si accendeva un razzo. Il puntatore usava un joystick per far sì che la sua vampata si sovrapponesse all'obiettivo. Ma ai ragazzi dell'aeronautica le Tarzan e le altre bombe teleguidate impiegate in Corea non piacevano. Gli equipaggi non erano affatto entusiasti di queste prime bombe teleguidate, che li costringevano a seguire una rotta molto prevedibile per sganciarle. Questo succedeva perché mentre guidavano la bomba verso l'obiettivo, dovevano volare assolutamente dritti, rendendo l'aereo un facile bersaglio per l'antiaerea e i caccia del nemico. A quei tempi le bombe teleguidate erano ritenute degli assurdi marchingegni coi quali gli aviatori non volevano avere a che fare. I comandanti li ritenevano poco più che dei bizzarri esperimenti ed erano tutti per i bombardamenti pesanti, a prescindere da quanti bombardieri si impiegassero, tanto c'era abbondanza sia di aerei che di bombe.
Ma poi giunse un conflitto in cui il bombardamento indiscriminato non era più politicamente accettabile, quello in Vietnam. I politici fecero pressioni sui comandi dell'aeronautica e gli equipaggi furono sottoposti a regole di combattimento restrittive, con una lunga lista di obiettivi da non bombardare. Diversamente da quanto riportato dalla stampa, eravamo molto attenti agli obiettivi che colpivamo. Ci vantavamo del fatto di portare a termine la missione esattamente secondo gli ordini ed eravamo molto attenti ad accertarci di colpire specificatamente gli obiettivi previsti. Ma gli uomini che studiavano una nuova generazione di bombe intelligenti non si occupavano di politica. Volevano solo costruire un'arma funzionale che non mettesse in pericolo il pilota. Un asso della guerra mondiale, pilota di jet in Corea e ufficiale di carriera in aeronautica, Joe Davis, diede l'avvio al progetto. Nella seconda guerra mondiale c'erano stati un sacco di bombardamenti. Impiegavano moltissimi aerei per distruggere gli obiettivi. A suo modo era un profeta in campo pratico. Non della tecnologia, ma era stato in guerra e sapeva quali problemi si avevano in Vietnam. Nel 1964, un dirigente di una sconosciuta ditta, Glenn Ennison, della Texas Instruments, telefonò a Davis. Aveva un prototipo di un sensore per un'eventuale bomba guidata dal radar. Quando lo vide, Davis si chiese se poteva essere adattato a captare un raggio laser. Diede ad Harrison un weekend di tempo per provarci. Uno degli ingegneri impegnati durante quel weekend era Weldon Ward. Posso dire che il 60-70% delle conclusioni emerse durante quel weekend ebbero un seguito. L'idea era semplice. Si concentra su un obiettivo un raggio laser emesso da un puntatore. Anche se invisibile ad occhio nudo, per il sensore sul muso della bomba è evidentissimo. Il sensore viene avvitato sulla spoletta frontale di una bomba multiuso. Questa è una delle cosiddette teste d'uccello, libera di fluttuare nel vento mentre la bomba cade verso il suolo. Così la mantiene direzionata esattamente sull'obiettivo. Sul frontale c'è un quadrante rivelatore dotato di 4 ricevitori di raggi laser. Se il punto di arrivo del raggio sul suolo risulta nella parte alta del quadrante, la bomba devierà in quella direzione, finché risulterà di nuovo al centro. Per semplificare al massimo l'elaborazione della bomba, le alette permettono solo brusche svolte a destra o a sinistra, correggendone in continuazione la corsa verso l'obiettivo. Ecco un filmato di uno dei test finali del 1968. Le bombe a guida laser si sono già dimostrate precise sugli obiettivi immobili. Ma riusciranno a colpire un bersaglio mobile, come questo carro armato teleguidato? Parte il tank privo di equipaggio. Un jet lo segue col raggio laser, mentre un secondo sgancerà la bomba. Il margine di errore risulta di appena 3 metri. Ma il problema più grosso per Davis fu guidare la sua bomba nel labirinto della burocrazia militare. Mi trovai a discutere con un generale a 2 stelle. Mi diceva, non funzionerà, è tutto inutile. Ed io gli rispondevo, abbiamo già centrato il bersaglio con un margine d'errore di appena 3-4 metri. Abbiamo colpito un carro armato in movimento. Dopodiché fu zittito da un generale a 3 stelle. Nel 1968, questa bomba a basso costo fu impiegata in Vietnam e fu promossa dagli equipaggi dell'aeronautica. Impiegavamo le bombe a laser in primo luogo quando era necessaria la massima precisione, vale a dire su obiettivi come nidi di mitragliatrici, batterie antiaeree, perfino bulldozer, o se volevamo interrompere una strada e tagliare i rifornimenti in un punto preciso. In aviazione le chiamavano Zot, un nome preso in prestito da Flash Gordon. Questo termine non durò, ma un altro restò per sempre. Le chiamavamo bombe intelligenti in Vietnam, mentre quelle non teleguidate erano le bombe stupide. In un'operazione contro un ponte del 1972, le intelligenti trionfarono sulle stupide. Era uno degli spazi aerei più pericolosi della guerra in Vietnam.
sopra le cosiddette fauci del drago, il ponte di Tanoa sul fiume Songma. Per 5 anni quel ponte di acciaio e cemento armato aveva resistito alle bombe convenzionali. C'erano state centinaia di sortite con aerei abbattuti a dozzine nel tentativo di distruggere questo solidissimo ponte. Una formazione di bombardieri dopo l'altra giungeva in quella zona e sganciava le sue bombe. Purtroppo la maggior parte di esse, deviate dal vento, mancavano il bersaglio, quindi c'erano dovunque crateri lì attorno, ma il ponte era sempre in piedi. Nel maggio del 72 furono mandati contro il ponte 8 aerei. 4 di essi indirizzarono raggi laser sul bersaglio, mentre gli altri 4 sganciavano le bombe. 4 centri pieni e le fauci del drago subirono un colpo da KO. Tutto il resto fino ad allora era stato preistoria. C'erano stati altri congegni complessi ad alta tecnologia, ma le bombe guidate dal laser erano intelligenti. Posso dire che fu la prima bomba davvero funzionale. Funzionava così bene che gli equipaggi non avevano problemi a sganciarla, anzi, erano entusiasti di farlo. Tuttavia, nel quadro generale, era una magra consolazione. Politicamente il Vietnam fu un'aberrazione, una piccola guerra nel cuore della guerra fredda. Ma questa piccola guerra sarebbe stata meno drammatica, impiegando bombe dotate di occhi tecnologici o quelle a guida satellitare, che possono colpire letteralmente quello che non vedono. Sei una bomba a caccia del nemico, che precipita su di lui a 300 metri al secondo. Ecco l'impressionante immagine che si ha da una bomba elettro-ottica. La bomba ottica era l'aggiornamento del 60 della bomba con telecamera della Seconda Guerra Mondiale. Ha una telecamera nel muso, ma il pilota non ha più bisogno di guidarla manualmente. Gli basta cliccare sul punto dello schermo che intende colpire. La bomba stessa può agganciarsi a una porzione dell'immagine TV per poi dirigersi verso quel punto esatto. O, come dicono i piloti, clicco e non ci penso più. Questa è la versione del 1971 della bomba elettro-ottica Wall-Eye. Costa $35.000 e, come ogni macchina fotografica, ha un coprilente che bisogna ricordarsi di togliere. Durante il volo viene espulso un secondo coperchio protettivo. Ora l'occhio della bomba è spalancato. Il bersaglio è inquadrato. E Wall-Eye va a centrarlo. Durante la Guerra Fredda, le bombe intelligenti furono messe in ombra dalle armi nucleari. Ma nel 1990 l'Unione Sovietica cessò di esistere. Con questo si esaurì la ragione primaria degli arsenali nucleari e la follia della distruzione reciproca assicurata. Appena un anno dopo, una nuova generazione di superarmi era pronta a fare il suo debutto. Desert Storm fu un grande evento mediatico. Voglio dire che la gente poteva vedere anche un sacco di filmati sul Vietnam, ma che trattavano eventi avvenuti settimane prima. Con Desert Storm vedevi cose avvenute in nottata. Durante i 30 giorni di bombardamenti aerei, le bombe intelligenti fecero la parte del leone. Le telecamere degli ordigni elettro-ottici pongono i telespettatori dentro la bomba. Le bombe laser guidate erano ancora più precise, colpendo a una media di 3 metri dalla croce di puntamento. Un altro successo delle bombe intelligenti. Carri armati e veicoli nemici in movimento non sfuggivano al loro occhio. Cominciò a diffondersi un termine eufemistico, danno collaterale. Il numero di civili o di ausiliari morti o feriti era inferiore a quello delle campagne coi bombardamenti a saturazione. Ma per soli 30 giorni di guerra era sempre un conto terribilmente salato. I comandi militari si erano affidati per lo più all'arsenale convenzionale.
solo il 17% delle bombe sganciate erano intelligenti. Il principale mezzo attrezzato per sganciare munizioni teleguidate di precisione era l'F-111 e solo una parte di essi era in grado di farlo. Quindi la forza in grado di sganciarla era sempre limitata, ma questo era largamente compensato dalla precisione nella guida a distanza che vantavano. L'operazione Desert Storm evidenziò anche i limiti delle bombe laser guidate. Erano efficaci solo in condizioni quasi ottimali. Per sganciare queste bombe è necessario che il raggio laser venga diretto dall'aereo all'obiettivo, quindi quest'ultimo deve essere visibile. Le nuvole o il fumo della battaglia, disturbando la visibilità, rendevano inefficiente il laser. Le bombe elettro-ottiche potevano tuffarsi sotto le nuvole e il fumo e inquadrare il bersaglio, ma erano inutili di notte. Il generale Merry McPeak intuì l'urgente bisogno di un nuovo tipo di bombe intelligenti. In una nota scritta a mano, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica cercava una soluzione. Scrisse una nota in cui diceva: mi serve un'arma teleguidabile in ogni tipo di condizione meteo, magari radar guidata. Non sapeva cosa voleva, ma sapeva di volere qualcosa di diverso. Qualche anno dopo, McPeak aveva quello che voleva. Non era il radar, ma il GPS, il sistema di posizionamento globale. Si impiegò lo stesso sistema satellitare che chiunque può avere su uno yacht o su una macchina di lusso. È un sistema che utilizza dei satelliti per trasmettere continuamente la tua posizione sulla faccia della Terra in termini di latitudine, longitudine e altitudine. Per determinare tale posizione vengono impiegati 4 satelliti. Ognuno di essi calcola esattamente la sua distanza da un punto a seconda del tempo necessario a un segnale radio per raggiungerlo. C'è un unico punto nello spazio tridimensionale in cui queste distanze si intersecano. Questa è la posizione GPS. La nuova bomba a guida satellitare si chiamava JDAM. Sono le iniziali di munizione di attacco diretto congiunto, congiunto nel senso che è usata da più di una forza armata, in questo caso dall'aeronautica, dalla Marina e dai Marines, e attacco diretto nel senso che è una munizione a corto raggio con un missile a lunga gittata. Di solito la JDAM è sganciata entro 15 miglia dall'obiettivo. Il sistema satellitare dice dove si trova e dove sta andando. Farla andare a bersaglio è compito del sistema di guida detto navigazione inerziale, che segue il suo movimento nello spazio. Il sistema di navigazione inerziale sente quando la bomba si sposta in su o in giù e quando gira. E ogni volta che si sposta in qualunque direzione, dice al computer in quale direzione e di quanto si è spostata. Quindi, sapendo da dove è partita, se si sposta, può dire dove si trova subito dopo. La navigazione inerziale è ragionevolmente accurata di suo. Con l'assistenza del GPS è a prova di errore. Il sistema di navigazione inerziale è come un orologio. Il GPS serve ad aggiornarlo in continuazione affinché resti il più possibile preciso. Riguardo ai costi, il bersaglio fu di gran lunga mancato. Il suo tetto era stato posto a $40,000. Nella realtà, la sua produzione costò la metà. Uno dei grandi vantaggi di questa arma è il suo basso costo, tenendo soprattutto conto delle sue prestazioni. A $20,000 l'una, aviazione e marina sanno di potersene permettere molte. Fra gli svantaggi c'è che col sistema satellitare si possono colpire solo bersagli statici, edifici e non veicoli. Ma ai carri armati provvedono altre bombe. Con la JDAM il Dream Team delle bombe di precisione era completo. Guidate dal laser per la massima precisione, assistite dai satelliti per colpire giorno e notte con qualunque tempo, elettro-ottiche per la massima flessibilità nel guidarle. Per gli anni 90 l'arsenale era pronto. Dal 91 nella guerra del Golfo, al 99 in Kosovo, al 2002 in Afghanistan ed infine nel 2003 in Iraq, assistiamo all'espandersi dell'impiego di munizioni teleguidate di precisione. Il 66% delle bombe sganciate nella seconda guerra in Iraq erano di questo tipo. Le bombe intelligenti avevano provocato una rivoluzione negli armamenti. Ma i critici si chiedevano: che dire dei resoconti di ordigni tragicamente finiti fuori bersaglio? Le bombe intelligenti possono diventare stupide? Di solito le bombe teleguidate di precisione restano fedeli al loro nome.
Ma come mai una persistente minoranza perde la strada, colpendo a volte con precisione un bersaglio sbagliato? Check out this crater. Mark Garlasco ha visto il problema da entrambi i lati della barricata. È un ex ufficiale dei servizi segreti che ha lasciato il Pentagono per diventare un paladino dei diritti umani. Per me è stato strano, dato che ero una delle persone che avevano materialmente contribuito a determinare gli obiettivi, trovarmi davanti a quegli edifici lavorando per una missione di salvaguardia dei diritti umani che stabiliva com'era la condotta di guerra. Ah, ecco un centro di telecomunicazioni, sventrato da una bomba da 5.000 libbre. Sapevo quali erano gli obiettivi ed ero in grado di guardare gli edifici e dire: bene, in questo caso ognuno di questi ordigni ha colpito esattamente dove era previsto. O in certi casi anche: ehi, questo ha mancato il bersaglio di qualche centinaio di metri. Questo è il quartier generale del partito Baath a Nasiriya. Come si può vedere, l'edificio è completamente distrutto. Secondo il Pentagono, le bombe intelligenti sono precise all'80%. Una su cinque manca il bersaglio. Di queste, una piccola percentuale non esplode neanche. Sono congegni meccanici e tutti i congegni meccanici hanno un margine d'errore. La JDM, ad esempio, ha quasi il 2% di errori meccanici. Solo a causa della sua natura di congegno meccanico fallirà il 2% delle volte. Poi c'è anche l'errore umano. Deve esserci una persona che inserisce le coordinate del punto su cui la bomba deve essere sganciata e se costui sbaglia, della gente morirà. Nonostante il rigore dei loro sistemi, ci sono anche gli errori dei servizi segreti. Quando ero al Pentagono, erano i servizi segreti a stabilire gli obiettivi e le liste da noi compilate venivano passate al comando bombardieri. Poi c'era un esame di questi obiettivi da parte di avvocati che ne esaminavano la compatibilità con le leggi umanitarie internazionali e allora il comando ci restituiva la lista dicendoci quali obiettivi erano ancora compresi in essa. Con la possibilità di centinaia o di migliaia di bersagli sulla lista, avvenivano errori. Guerra in Kosovo, maggio 1999. Gli specialisti della CIA segnalano un edificio nel centro di Belgrado, che ritengono un deposito di armi, e inviano un bombardiere B-2 con 5 bombe JDAM a guida satellitare. Furono precise? Molto precise. Tutte e 5 colpirono l'edificio proprio nel punto previsto. Il guaio era che l'edificio non era quello che si credeva. Quell'edificio era l'ambasciata cinese. Ci furono 24 vittime, fra cui 4 morti, e gli Stati Uniti ebbero da affrontare una crisi diplomatica. La spiegazione ufficiale fu che gli specialisti della CIA lavoravano su mappe della città antiquate, ma l'ambasciata cinese si era trasferita lì da anni. Nella guerra in Iraq il problema non era di non avere l'indirizzo giusto, ma che spesso a casa non c'era nessuno. Parecchi degli edifici colpiti erano vuoti. Quando all'inizio della guerra ebbero luogo i bombardamenti, gli iracheni avevano avuto un abbondante preavviso e sapevano che la guerra era in arrivo. Questo è uno dei bunker di Saddam. Quando ero al Pentagono, facevo del mio meglio con le informazioni che ottenevo e bisogna tener conto che l'avversario faceva del suo meglio per negarci queste informazioni. Era come ricostruire un puzzle da migliaia di chilometri di distanza. Beh, certe volte solo da una collina di distanza. Come Mike Garlasco, il capitano dei berretti verdi, Jason Emerin, ha visto le bombe intelligenti da entrambi i lati della barricata. Un giorno fu salvato dalle bombe laser e il giorno dopo fu colpito da una JDAM da 1000 kg nel peggiore dei cosiddetti incidenti da fuoco amico della guerra in Afghanistan. Nel 2001, dopo il disastro del World Trade Center, il mio reparto fu avvertito di essere destinato in Afghanistan per condurre operazioni di guerra non convenzionale. Nel novembre del 2001, il capitano Emerin e i suoi berretti verdi combattevano a fianco del leader dell'Alleanza del Nord, Hamid Karzai. Contavano sui bombardamenti aerei di precisione per mantenere le posizioni sulle preponderanti forze dei talebani. Quando descrivemmo la nostra posizione a un aereo sopra di noi, ci risposero: siete ridotti così male. I piloti sapevano esattamente com'era critica la nostra situazione e a loro credito va detto che in breve il cielo era pieno di F-18 e F-14 accorsi in nostro aiuto e bombardarono pesantemente per tutta la mattina quel convoglio di talebani con noi a dirigere il loro tiro.
Il 5 dicembre la piccola unità di guerriglieri era avanzata fino ai dintorni di Kandahar. Karzai era stato appena nominato presidente ad interim dell'Afghanistan. Si aspettava da un momento all'altro di ricevere da Kandahar i termini della resa. Un'unità separata dell'esercito dirigeva i bombardamenti contro alcuni irriducibili talebani. Da 13.000 metri, un bombardiere B-52 sganciò una bomba Jaydan che colpì direttamente la posizione del capitano Emerin. La bomba che ci colpì ci giunse addosso all'improvviso. Non ci fu un fischio, un segno qualsiasi che c'era in arrivo una bomba. Seppi solo che c'era stata una tremenda esplosione e che volavo in aria. Quel mattino ho perso 22 dei miei soldati afghani, 22 tra i miei migliori soldati. Persi anche il mio sergente maggiore, Jefferson Davis, il mio sergente delle comunicazioni, Daniel Petetori. Fu ucciso anche un mio amico, Cody Prosser, che stava presso il quartier generale. Emerin stesso ebbe entrambi i timpani perforati e una scheggia in una gamba. Karzai fu ferito al volto. Il rapporto preliminare sull'incidente, detto il bollettino delle fatalità, diede la colpa a un operatore troppo sicuro di sé, che mancò di far ricontrollare e confermare al suo assistente i suoi calcoli sui bersagli. Così ci furono 3 americani morti sul colpo e Hamid Karzai scampato per poco. Se fosse morto, dove sarebbe oggi l'Afghanistan? Avendo sperimentato le bombe intelligenti nel bene e nel male, cosa ne pensa il capitano Emerin? Un punto sul quale è il caso di insistere è che le cose possano andare storte. Ci saranno sempre delle conseguenze. Si colpirà della gente, intenzionalmente oppure no. Sta a noi fare del nostro meglio perché le bombe cadano sugli obiettivi voluti. Come direbbe un mio amico, in guerra mai perdere la testa. L'80% di centri significa che la tecnologia è valida. Gli occasionali incidenti ci ricordano che la guerra non avrà mai una precisione chirurgica. Pensando che le bombe intelligenti siano sicure, si rischierebbe di sganciarle senza pensarci troppo. La soglia di ricorso alla guerra sta abbassandosi. Più si usano questi ordigni, più si vede in questi ordigni una giustificazione nel ricorrere alla guerra con maggiore frequenza. E più ci si accorgerà che le vittime civili non sono un orrore del passato. Se è compito dei militari essere pronti ad ogni eventualità, le guerre del futuro potrebbero vedere armi intelligenti come queste. Paracadutisti robot e macchinari mitraglianti rotanti. L'11 marzo del 2003, alla base dell'aeronautica di Eglin, fu sperimentata una bomba gigantesca dall'altisonante soprannome di Madre di tutte le bombe. È una bomba intelligente, sia col sistema di navigazione inerziale che col GPS. Può essere sganciata da grandi altitudini e centrare bersagli con notevole precisione. La Moab, bomba pesante ad esplosione aerea ad ordinanza, costa ben $170.000 e contiene più di 10.000 kg di esplosivo. Progettata in parte per radere al suolo vaste aree di vegetazione, ha prestazioni davvero impressionanti, ma non rappresenta il futuro per le bombe intelligenti. A parte per la precisione della sua guida, la Moab è già un ordigno antiquato sotto molti altri aspetti. La tendenza nelle bombe intelligenti, lungi da pesi massimi come la Moab, è verso soluzioni più leggere. Più una bomba è precisa, meno ha bisogno di fare il botto. Questo è un test della SDB, bomba di piccolo diametro. Questa mini bomba, da più di $100.000, è in grado di far saltare un bunker. Come le sorelle maggiori, è a guida satellitare e può penetrare oltre 2 metri di cemento armato. Ma la testata della SDB pesa appena 25 kg. Perfino delle bombe finte, non esplosive, un tempo usate solo in addestramento, sono state sganciate sul nemico. Invece di esplosivi ad alto potenziale, si riempivano le bombe di cemento per lo stesso peso e si faceva in modo che la precisione di guida ottenibile col laser portasse in evidenza uno specifico obiettivo senza un'esplosione e quindi senza distruggere niente nei dintorni dell'obiettivo. L'altro trend nel bombardamento di precisione è noto come allontanamento congiunto. Con ordigni a grande gittata si permette al pilota di essere lontano molti chilometri dall'area di rischio.
Il JASM, missile ad allontanamento congiunto aria-terra, sta in questo periodo ultimando i suoi test operativi. Quindi non è ancora stato impiegato in operazioni, non ha avuto il battesimo del fuoco. Comunque ha avuto molto successo nei test. Essenzialmente è questo il futuro del nostro arsenale bellico. Con un costo fra i 400 e i 600 mila dollari, il JASM può volare in zona operativa da oltre 70 miglia di distanza. Arrivando sulle posizioni nemiche, vola in circolo in cerca di bersagli, mentre invia immagini TV alla stazione di controllo. Questo permette all'ordigno di gironzolare nell'area dell'obiettivo, in attesa che accada qualcosa. Fra l'altro potrebbe essere indirizzato contro obiettivi diversi dopo che ha lasciato l'aereo. La bomba intelligente di ultima generazione sa scegliere l'obiettivo, oltre che attaccarlo. È quel che si dice un'arma autonoma. E può darsi che diventino i robot da guerra del futuro. La cosiddetta bomba con spoletta a sensore è uno fra i sistemi autonomi. È una bomba che incorpora più armi diverse, scegliendo fra esse in base a cosa vede. Dalla bomba vengono paracadutati dei piccoli oggetti di forma cilindrica. Dei rotori in miniatura fanno sì che ognuno pattugli la zona d'operazioni mentre i sensori la scandagliano. Può cercare una traccia di calore, oppure una forma, o anche un suono. La particolare traccia di calore di un carro armato segnalerà al sistema di sganciare una carica per foracorazza. Questo è il filmato di un test contro dei carri armati di quest'arma da più di 300 mila dollari. Per bersagli umani sceglierà di diffondere dei gas letali. Le armi autonome ad allontanamento potranno infine raggiungere quel traguardo di precisione inseguito da 85 anni e eliminare il pilota dall'equazione del bombardamento. Con i robot e le bombe autonome senza pilota, la guerra potrebbe un giorno tornare ai modi delle giostre medievali. I piloti della mia generazione sentono che c'è la possibilità che siano gli ultimi in grado di percorrere tutta la carriera in aerei con l'uomo a bordo che combattono al fronte. Dai siluri aerei, alle bombe guidate dal laser, fino agli ordigni ad allontanamento congiunto, il fine è sempre stato la salvaguardia dei piloti. Proteggere i non combattenti, il surplus umanitario. Nella Seconda Guerra Mondiale ci furono casi come quello di Dresda, col bombardamento a tappeto dell'intera città, o come quello di Hiroshima e Nagasaki, in cui si dovette subire uno spaventoso numero di vittime civili. Nessuno vuole che cose simili succedano di nuovo. Con le bombe di precisione, forse non ci sarà mai un'altra Dresda. Ma ci potranno essere molte nuove Baghdad. Forse le bombe sono intelligenti. Ma sarà la storia a stabilire se saranno usate in modo intelligente.